Poracci, poronati o poronuti sul TG Poro, il poro unico Poromat di Porotube, Poralia, poro dove si poro parla di poro giochi. Oggi puntata ricchissima perché parleremo dei rumor su remake di Pokémon Diamante e Perla, del nuovo State of Play annunciato da Sony, del ritorno di Tony Hawk su Nintendo Switch e non solo. Quindi non perdiamoci in chiacchiere, ma prima di iniziare vi ricordo che potete supportare il canale in svariati modi e che potete anche seguirmi su Instagram, dove il torneo Master's World, per decretare quale sia il miglior gioco della serie di Legend of Zelda, sta riscuotendo un successo assurdo. Quindi lasciate un like un po' ovunque, seguitemi dove vi pare, e visto che ci siete, offritemi anche un caffè virtuale su Ko-fi, visto che la stanchezza inizia a farsi sentire. E poi, oh, i memini in HD! Ma dove li trovate, se no? Iniziamo prima con qualche notizia da trattare al volo. Sony ha annunciato che l'iniziativa Play at Home farà il suo ritorno anche quest'anno. Dopo il successo ottenuto nella prima metà del 2020, anche quest'anno saranno regalati dei giochi agli utenti PlayStation per incentivare i giocatori a non uscire di casa durante la pandemia. Per tutto marzo sarà possibile scaricare gratuitamente il reboot di Ratchet & Clank uscito nel 2016. Si tratta sì di un titolo già incluso all'interno della PlayStation Plus Collection, ma Play at Home durerà ben 4 mesi, quindi è il caso di tenere gli occhi aperti per i prossimi titoli in omaggio da parte di Sony. L'azienda ha inoltre confermato che la realtà virtuale arriverà su PS5 e che la nuova generazione del visore, il PSVR 2, è attualmente in sviluppo. Il progetto promette notevoli migliorie in termini di prestazioni e interattività, e i nuovi controller integreranno alcune delle funzionalità chiave del DualSense. C'è molta curiosità nel vedere il salto generazionale della realtà virtuale, e il PSVR 2 potrebbe rappresentare l'effettiva popolarizzazione di un settore del gaming ancora molto di nicchia. L'uscita però è ancora lontana e gli ingegneri Sony hanno confermato che il visore non verrà venduto prima del 2022. Sarà difficilissimo perdonare Nintendo per il silenzio riguardante il compleanno della serie di The Legend of Zelda. Fortunatamente per il brand di Pokémon le cose sembrano andare in un modo molto diverso. Gli account social della serie stanno infatti seguendo un conto alla rovescia che scadrà esattamente il giorno del 25esimo anniversario, ovvero il 27 febbraio, e uno di questi post ha riacceso le speranze di vedere un rumoreggiatissimo remake, quello di quarta generazione. A 4 giorni dallo scadere del countdown, il profilo Twitter di Pokémon getta benzina sul fuoco, dedicando il post alla regione di Sinnoh, apparsa per la prima volta nella quarta generazione. Il testo recita: Let's go Sinnoh! Turtwig, Chimchar e Piplup si stanno preparando per il Pokémon Day, mancano solo 4 giorni. Durante il conto alla rovescia sono stati fatti espliciti riferimenti anche ad altri episodi della serie, ma vedere citata la regione di Sinnoh e gli starter di Diamante e Perla pronti per entrare in azione ha ovviamente scatenato gli animi della community. A impaurire parecchio è soprattutto quel let's go iniziale, che potrebbe far presagire più che a un remake vero e proprio a una reimmaginazione in versione semplificata, proprio come accaduto per la prima generazione con Let's Go Pikachu ed Eevee. Ad avvalorare ancora di più questo scenario, che di certo non farebbe la gioia dei fan più accaniti, c'è il fatto che la Pokéball Plus sia entrata ufficialmente in ristampa. L'accessorio era stato concepito proprio per il Let's Go, e una pratica del genere era stata già vista con gli amiibo dei campioni di Breath of the Wild poco prima che venisse annunciato Age of Calamity. Tutto questo mentre il famoso collettivo di leaker e dataminer Centro Pokémon ha chiaramente fatto intendere che qualcosa di grosso verrà svelato questa settimana, addirittura prima del 27. Insomma, tutto sembra pronto per un reveal di quelli belli grossi, che probabilmente polarizzerà tutta la community. Secondo voi, cosa verrà annunciato? Dopo il Direct della scorsa settimana, questa volta è il turno di Sony, che ha annunciato un nuovo State of Play, previsto per il 25 febbraio alle 23, ora italiana. Ovviamente seguiremo l'evento insieme qui su YouTube in live, intanto però cerchiamo di capire cosa possiamo aspettarci da questa presentazione. Lo State of Play, come riportato su un post del PlayStation Blog, durerà esattamente 30 minuti e si concentrerà sui giochi di prossima uscita. Come specificato, non ci sarà alcun approfondimento su hardware o strategie aziendali, ma sarà un evento dedicato interamente ai giochi, per la precisione, su 10 titoli in arrivo per PS4
PS4 e PS5, tra cui annunci di nuovi giochi e aggiornamenti su titoli indie e di terze parti che si sono viste durante l'ultimo State of Play. Quindi di preciso, cosa possiamo aspettarci? Dal lato degli indie avremo di sicuro aggiornamenti su Kina, Bridge of Spirits, action adventure che, inizialmente previsto per fine 2020, è stato rimandato a marzo di quest'anno. Con l'uscita dietro l'angolo e ancora nessuna possibilità di preordinare il titolo, alcune indiscrezioni vorrebbero Kina come titolo gratuito del Plus, esattamente come è accaduto per Destruction All Stars. Poi potremmo vedere aggiornamenti su Deathloop, che aspetto tantissimo, Resident Evil Village e Ghostwire Tokyo. E do anche per scontato degli accenni riguardanti Returnal, action dalle tinte horror in uscita fra poco più di 2 mesi, dell'attesissimo Rift Apart e perché no, magari anche qualche news su Horizon Forbidden West. Si vocifera tanto anche di una possibile patch next gen per The Last of Us Parte 2, che introduca anche una modalità multiplayer online, così come di un aggiornamento per Final Fantasy VII Remake, nel tentativo di rilanciare l'hype intorno al progetto nell'attesa del prossimo capitolo. Se poi vogliamo sognare, sono tanti i titoli che potrebbero chiudere col botto la presentazione, il rumoreggiato remake di Silent Hill o quello di Metal Gear, o perché no, le prime immagini di God of War 2, anche se credo che sia ancora troppo presto per vedere qualcosa del gioco. Secondo voi cosa ci riserverà questo State of Play? L'appuntamento, ve lo ricordo, è qui su YouTube in live a partire dalle 22.30 di giovedì 25 febbraio. E per finire poracci, Activision ha confermato l'arrivo di Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 su console next gen e anche su Nintendo Switch. L'annuncio per me è una bomba e anche per più di un motivo. Ora vi spiego perché. Innanzitutto, ovviamente, sono felicissimo che un gioco così importante arrivi su Nintendo Switch. Chi è cresciuto negli anni 90 sa quanto furono rivoluzionari e divertenti i primi due Tony Hawk, e questo remake ad opera di Vicarious Visions è un'opera magistrale di attualizzazione che restaura e modernizza due capolavori un po' datati all'interno di un pacchetto dal grande valore contenutistico. Giocare in portatile due Tony Hawk sarà una bellissima occasione e dal primo video gameplay caricato da IGN il porting sembra di ottima fattura. Come al solito ci sono degli evidenti compromessi a livello grafico se confrontato con le versioni dell'anno scorso, ma l'azione di gioco risulta fluida e il risultato complessivo non sfigura affatto. Questa poi è l'ennesima conferma del discorso che portiamo avanti ormai da tempo e che riguarda l'ottima salute della Switch e di come anche gli sviluppatori di terze parti stiano spingendo parecchio su questo hardware, non lasciando scoperta la lineup Nintendo. Activision, dopo Crash 4, con Tony Hawk, si riconferma come uno dei publisher più interessati all'ibrida Nintendo e chissà che il futuro non ci riservi altre sorprese. E per finire, è anche la dimostrazione di come Switch per ora non abbia nulla da temere dalla next gen, rendendo sempre più plausibile l'ipotesi di un ciclo vitale ancora duraturo. Almeno finché la lineup della next gen sarà composta da porting e patch di titoli già in commercio, Switch ha ancora molto da dire, anche senza una revisione Pro. Il gioco uscirà a fine marzo per PS5 e Xbox One, mentre per Switch più in là, probabilmente per non interferire con le vendite di It's About Time. Speriamo solo che col tempo gli utenti Nintendo debbano aspettare sempre meno per giocare alle versioni Switch dei titoli multipiattaforma. E per finire, il sondaggione del giorno. Vi ho chiesto se questa settimana vedremo un Direct a tema Pokémon e la maggioranza di voi, il 64%, ha risposto affermativamente. Ora non so se si tratterà di un direct o di un semplice annuncio, ma visto quanto i profili social ufficiali stiano puntando sulla data precisa dell'anniversario, anche io un reveal di peso me lo aspetto. E sapete cos'altro mi aspetto? Ma il sondaggione del giorno, ovviamente. Verrà pubblicato fra poco, quindi mi raccomando, votate che lo commenteremo insieme nel prossimo TG Poro. E questo era tutto, miei cari poracci. Vi aspetto nei commenti e vi invito a supportare il canale come meglio credete, con un like, con le porotifiche, con un follow dove vi pare o anche offrendomi un caffè virtuale. Dai su, scegliete voi. Intanto vi do appuntamento al prossimo video. Io sono il Poro Diamante, Michele Perla, ciao! Tube, Poralia, poro, 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 poro.